Presentiamo oggi la soluzione B2B di Dynex Capitalia, più che altro una soluzione, un'applicazione del modello di carte di credito in ambiente B2B. È ampia la definizione B2B, noi ci occupiamo principalmente della parte di procurement, quindi pagamento di fatture nell'ambito appunto del commerciale. Due parole su Dynex. Dynex è un circuito di carte di credito, è effettivamente la prima carta di credito al mondo, quindi è nata nel 1956 a Chicago, è stata anche la prima carta di credito in Italia nel 1958 e è presente in 185 paesi, è il terzo circuito di carte di credito più grande dopo Visa e Mastercard, quindi non tutti lo sanno, ma è così. Conta 70 milioni di soci attorno al mondo e soprattutto ha un network di agreement internazionali che copre tutti i paesi del mondo. Si occupa sia di issuing che di acquiring, quindi emette carte e incassa pagamenti e all'interno di questo framework Dynex Club opera in regime di franchise, quindi vuol dire che ogni stato ha la propria proprietà, di solito incentrata in una banca, come il caso di Dynex Capitalia, di proprietà di Corner Group, banca svizzera. Come ogni issuer di carte di credito, Dynex Club Italia emette carte di credito a seconda dei vari cluster di mercati, ovviamente sono carte issuing, persone fisiche. Facciamo prodotti specifici per la parte business travel, per business travel si intende ovviamente quelle soluzioni di pagamento che aiutano le aziende a prepagare i viaggi dei propri dipendenti, quindi che siano aerei, alberghi. E in questo segmento noi operiamo con varie tecnologie, sono dei conti, diciamo, ghost card, delle carte Lodge, piuttosto che carte virtuali, tecnologia non innovativa, ma insomma l'abbiamo adottata. Abbiamo innovato parecchio in questo segmento e abbiamo trovato grosso riscontro. Abbiamo poi prodotti a sostegno delle piccole e medie imprese, le SME, con determinate caratteristiche specifiche per la tutela delle società, che hanno bisogno di essere seguite nella propria vita, così come siamo specializzati nel mondo del corporate. In realtà è la nostra prima linea di business e come tale noi offriamo prodotti walking cards, quindi le plastiche di dipendenti fisiche, così come siamo recentemente entrati nel segmento del B2B, come dicevo prima, quindi pagamento di fatture. Una parola sul perché abbiamo approcciato questo mercato. In realtà non è stata una scelta diretta nostra, ce ne siamo trovati di fronte a molte richieste da parte di clienti o possibili clienti che ci chiedevano se c'erano soluzioni di mercato a sostegno della filiera produttiva. Quindi parlando di fatture è chiaro che intendevano esattamente perché non possiamo pagare le fatture con la carta di credito. L'idea ci è piaciuta, l'idea era molto semplice e l'abbiamo applicata, quindi non c'è stato tra l'altro particolare sforzo nell'applicare un modello di incassi e pagamenti tipico del segmento delle carte di credito in questo mondo del pagamento delle fatture. Abbiamo quindi abbiamo individuato due possibili scenari. Il primo in cui Dynex contratta con il fornitore l'incasso di fatture da più pagatori, piuttosto che il caso diametralmente opposto, quindi il pagatore che si trova a dover gestire il pagamento di più fatture con i propri fornitori. Ovviamente in casi di pagamenti, quindi il fornitore avrà un POS a cui verrà dedicata una commissione e il pagatore avrà una carta di credito. Carta di credito con la quale vengono assegnati determinati giorni di valuta. Quindi la chiave di questo sistema è la dilazione di pagamento che noi offriamo ai pagatori. Vedrete come effettivamente ha un impatto importante nell'ecosistema del pagamento delle fatture. Parliamo dei vantaggi ovviamente, perché i tecnicismi non ci interessano troppo, vogliamo capire perché devono essere, diciamo, adottate queste tecniche di pagamento. Una fattura ha una propria vita, quindi ha sostanzialmente una data di pagamento. Casi limite sono le fatture a 120 giorni, poche fatture a 90 piuttosto che 60 giorni è quella più o meno la media. Tra l'altro ogni stato nel mondo ha il proprio andamento, ci sono delle casistiche, per esempio in Svizzera la fattura a 90 giorni non esiste, il pagamento avviene entro 15 giorni, quindi non in tutti i paesi può essere calato questo ecosistema di pagamento. Nel nostro caso invece l'Italia ha esperienze in cui le fatture hanno dei giorni anche parecchio prolungati.
prendendo il caso della fattura dei 120 giorni e prendendo come punto di partenza quello che dicevo, i giorni di valuta, sostanzialmente il pagatore, pur tenendo ferma la propria data di pagamento al 120 giorno, riesce ad anticipare il pagamento strisciando la carta 30 giorni prima dell'attuale, dell'effettiva scadenza assegnata al fornitore. Quindi il fornitore incasserà 90 giorni, mentre invece il pagatore si ritroverà ad essere addebitato al 120 giorno. Una riflessione. Sono quindi 30 giorni che di anticipo per il fatturatore, e abbiamo anche detto che c'è una commissione che paga per questo anticipo. Chiaro che questa commissione, vari PNL del caso, avrà una marginalità importante per il fatturatore. Il fatturatore che si trova anche spesso a dover scontare la fattura in banca, quindi a trovarsi in necessità di liquidità, in questo caso ha un beneficio netto, non tanto in termini economici quanto di supporto alla filiera, che è ben misurabile, anzi, da un buon PNL, e soprattutto è sicuramente maggiore della commissione assegnata. Nel caso in cui, ovviamente, questo è nel caso in cui il fatturatore si dovesse trovare a incassare più fatture, nel caso diametralmente opposto, quindi un titolare di carte di credito che si dovesse trovare a pagare più fatturatori, questi giorni di valuta hanno un'importanza diversa. Vengono offerti al fatturatore in qualità di negoziazione. Un'eventuale riduzione di 30 giorni per il fatturatore può portare per esempio a uno sconto della fattura. Può portare ovviamente a un valore negoziale anche esterno al sistema di pagamento, all'ecosistema di pagamento che noi proponiamo, che può portare dei benefici a entrambi, piuttosto che può andare a sostegno della filiera produttiva. Un produttore di fronte a l'andamento di mercato piuttosto che la scarsezza delle risorse potrebbe voler fidelizzare un determinato fornitore per non trovarsi in difficoltà. In questa maniera, adottando questo sistema di pagamento, offre un vantaggio al fornitore tangibile. Non è soltanto la valuta, il vantaggio da tangibile dello schema di pagamenti nel B2B. Ci sono anche, ovviamente, forse quello principale è il vantaggio in termini di miglioramento di rating creditizio. Un'impresa che va a pagare una fattura di solito lo fa con una serie di fidi bancari, di castelletti, un impegno bancario per supportare il pagamento delle fatture in attesa dell'incasso effettivo. Abbiamo sostanzialmente, grazie a quella linea di credito che diamo al pagatore, stiamo finanziando la filiera. Come la date la linea di credito al pagatore se non si attinge alla centrale di rischi? Noi attingiamo alla centrale di rischi, ma il deal che facciamo è tutto tondo, quindi è un ecosistema ristretto. Quindi noi abbiamo un pagatore e un insieme di fornitori, la valutazione che facciamo è di quell'ecosistema a sé stante. Ovviamente è chiaro, ci potrà essere un fornitore a quale non potrà venire assegnato un privilegio o un vantaggio, non potrà fare parte di quell'ecosistema. Di solito noi andiamo a individuare all'interno della filiera gli elementi imprescindibili della produzione. Per esempio, faccio un esempio, un trasportatore non potrà fare il proprio lavoro se non paga la benzina. Quindi, e sarà anche magari la fatturazione principale che dovrà sostenere. In questo caso noi andiamo a sostenere quella pezzo della catena produttiva. Okay? E comunque sì, rispondo alla domanda giustamente, siamo un istituto finanziario, siamo soggetti ovviamente a delle normative di Banca d'Italia, tale quale... Banca d'Italia o viceversa le altre banche non si sentono penalizzate del fatto che non ci sia un'evidenza del vostro credito nei confronti di un pagatore? Noi perché ovviamente un castelletto di 100 è semplifico, e questo castelletto di 100 è costruito da 5 affidamenti da 20. Poi dà un altro affidamento da legge, ma il pagatore è copribile fino a 100. Voi upgradate il castelletto in un modo o in un altro, diversamente, e gli altri 5 che avevano già affidato dicono: un momento, se per me vale 100 come complessivo il pagatore, gli tolgono 5 per 1.
perché comunque il complessivo dell'affidabilità di Luigi è 100 per... Capisco, il punto è semplice, è una linea di credito aggiuntiva a quello che possono essere i rapporti della banca. Un castelletto, un fido ha un peso per l'azienda che si riflette sul rating finanziario. No, io parlo dal lato delle altre banche o degli altri istituti finanziari che erogano finanziamenti a pagamento. Noi non siamo una 106, quindi il finanziamento che noi diamo è un finanziamento a... Non siamo una 106, eravamo una 106 15 anni fa. Noi siamo rientrati nell'iscrizione degli istituti di pagamento, ecco perché l'ho chiarito prima. Noi inseriamo... No, prego, non si preoccupi. Noi, l'ecosistema di pagamento che noi abbiamo proposto è un ecosistema di pagamento di carte di credito. C'è un POS e una carta. Non vado a elargire denaro se non all'interno di un circuito di pagamento. E comunque la domanda era correttissima, dovessi fare una cosa del genere, quindi non usare questo ecosistema. Banca d'Italia avrebbe il giorno dopo a bussare alla mia porta, chiedendomi com'è che hai finanziato senza usare gli strumenti a disposizione per il quale sei ovviamente abilitato. Quindi chiaro che, ripeto, è un di più che io vado a offrire. Non nella realtà proprio operativa, se parliamo del caso mio, mi personalizzo nella funzione di pagatore, se io veramente ho una struttura aziendale che è in condizioni di sopportare un debito a breve di 100, perché 120 non è nel mio capitale, nel mio circolante, nel mio giro d'affari. Avere un extra finanziamento non crea comunque un... Noi abbiamo, allora, rispondo, volevo evitare tecnicismi perché lo scopo era quello di presentare un modello che potrebbe essere scalato da innovazione e da eventuali idee. Però voglio rispondere alla domanda. Grazie. No, cioè sostanzialmente quello che noi facciamo è quello di rilasciare. Anzi, caso specifico, abbiamo avuto un cliente col quale abbiamo contrattato, questo cliente aveva difficoltà a portare a casa determinati deal, perché ovviamente quello che usciva fuori dal bureau creditizio era impegnativo, un ratio di default che era diciamo, direttamente il prodotto diretto del suo affidamento bancario. La linea di credito aggiuntiva in quei sei mesi in cui lui è andato avanti e in cui è riuscito a ridurre l'esposizione bancaria gli ha permesso di chiudere un grosso accordo e gli ha permesso anche di andare in pubblica amministrazione e presentarsi con un vestito migliore. Ecco, magari ne possiamo parlare offline, preferirei rimanere in questo ambito senza dover andare poi, comunque grazie alla domanda. E quindi abbiamo parlato del secondo grosso vantaggio, che è quello del miglioramento del credito delle aziende. E poi ci sono delle differenti vantaggi per sia le imprese che per le imprese. Cioè quello di avere un processo che sostanzialmente viene integrato con i sistemi delle agenzie, delle imprese stesse, con i sistemi di pagamento. Quindi sto parlando di, banalmente, di file di chiusura per il SAP o l'iProcurement del caso, piuttosto che riconciliazione di supporto automatizzata sulle basi, insomma abbastanza feature, abbastanza standard nel mercato per gli altri strumenti di pagamento, diciamo indicizzati su altre tipologie di pagamento, noi li offriamo anche per questo genere di struttura. Il risultato è la semplificazione sostanzialmente del processo del procurement in generale. Banalmente abbiamo parlato di una singola fattura. Chiaro che avendo un buon accorgimento, una buona integrazione tra back office, tra aziende e sistemi di pagamento, tutto questo può essere applicato a un maggior numero di fatture. Di fatto si entra nel campo del voice management, quindi la gestione non proprio to cure, perché ovviamente rispetta sempre l'azienda a decidere quale tipologia di pagamento effettuare per quale fornitore, ma almeno l'offerta da parte degli strumenti di pagamento sulla gestione di un buon numero di fatture, per migliorare proprio anche l'attività di controllo. Ovviamente sapete che un'azienda che deve andare a riconciliare a fine mese troverà l'estratto conto della prima banca, l'estratto conto della seconda banca, poi la carta di credito, poi magari le carte credito dovute al
prende tanto tanto tempo e risorse. L'idea ovviamente è quella di avere per quanto possibile un'unica soluzione di pagamento per quegli stream di pagamenti che l'azienda vorrebbe ovviamente affidare sulla carta di credito, per ridurre la molla di riconciliazione. Ripeto, magari l'ho detto all'inizio, la ragione per cui abbiamo portato queste slide qui a Heroes era cercare di avere un confronto per l'evoluzione di questo ecosistema di pagamenti e possibili integrazioni e aumento di ambiti di applicazioni da parte di entità innovatrici quali sono qua al meeting. Detto questo, avete altre domande? Quindi vi ringrazio, grazie mille.